Allora, siamo in studio con Gianfranco Venturi, appassionato di politica, consigliere regionale del PD. Abbiamo parlato ovviamente della situazione del suo partito a livello nazionale. Comunque, al di là di chi sarà il prossimo presidente del Consiglio, all'interno del partito, la dirigenza, i vertici ovviamente si sono dimessi, visto l'esito della votazione per il presidente della Repubblica. Che cosa si augura lei? Questa ricostruzione? Ma io intanto mi auguro una cosa, ecco, che noi riprendiamo un po' il filo della politica. Inutile dire che io, figuriamoci, io sono stato eletto a consigliere regionale perché ho vinto le primarie, quindi tutt'altro che contrario A questo Però il problema meccanismo. è che le primarie purtroppo sono più connesse al con chi si sta, su cosa si vuole. Ecco. Io credo che la politica è importante perché c'è confronto, cioè si mette al centro un problema, si discute e poi si fa la sintesi. Non soltanto si dice tu sei d'accordo, si passa direttamente alla votazione. E questo è l'arricchimento, perché ci potrebbe essere anche Einstein che presenta le tesi, dopodiché tutti gli altri dicono sì o dicono no, vincerà le primarie con il 99%, ma poi è tutto lui, tutto il resto è soltanto gente che dice di sì. Allora io vorrei che per ricostruire il partito si ricominciasse da questa parte, cioè stando un po' a sentire, non annullando certo la funzione di chi ha un ruolo dirigente, ci mancherebbe altro, lo dicevo prima, se no ci mettiamo un computer, ma questa cosa deve avvenire, diciamo, in una discussione, per cui alla fine quello che esce non è il pensiero di uno, ma è quello che risulta da un confronto collettivo. Questa è la politica. Allora uno sa, viene, partecipa, gli viene un'idea, Ma questo è dice. mancato secondo lei negli Sì, ultimi è anni nel mancato perché noi partito? abbiamo fatto dei congressi che erano. Io ho votato Franceschini alla segreteria del partito, potevo votare Bersani, ma alla fine cosa si è discusso se era. Io ho discusso dimostrando che la postazione di Franceschini per il Partito Democratico era migliore di quella di Bersani a suo tempo. Però non è che c'era tanto spazio all'interno di questo per ampliare di molto la discussione, perché. Potevo, dice, va bene, ma magari c'ho qualche contributo. Ecco, lo spazio non c'è, soprattutto non c'è alla base. E allora questo toglie un po' della passione appunto di far politica perché diventa soltanto, dice, io diventa tifo. E allora io anche Ora c'è una grande caccia effettivamente alla personalità di spicco intorno alla quale aggregare il consenso, no? Ecco, secondo lei cosa ne pensa, per esempio, del manifesto del ministro Barca che appunto si è iscritto al PD in questa fase drammatica? Vede, lei mi sta dicendo questo. Barca ha fatto una proposta che dovremmo discutere, perché se ora si comincia a vedere chi è d'accordo con Barca, a prescindere da quello che lui ha Che detto, Barca ha scritto, risiamo nello discorso certo, di prima. Quindi Barca ha certo. fatto una bella riflessione, tra l'altro bisogna avere anche tempo per leggerla, perché sono 55 pagine, e poi sono anche scritte, oggi non tanto in politichese, ma diciamo si parla di politica, perché la politica, diciamolo francamente, da un po' di tempo è anche diventata l'arte, no? L'unica attività umana dove l'incompetenza è una virtù. Perché dice io, magari, e lo dico per me, no? È da Barca è tanti stimato, tempi, appunto, e quindi come dico, da quel punto di bisognerà vista. leggerla, perché se uno comincia la liquida sul fatto, perché Insomma, c'è un approccio oltre molto. 140 caratteri dovrebbe andare, Sì, assolutamente sì. Parliamo un po' del Consiglio regionale, perché in queste trasmissioni cerco sempre di far capire, no, questo organismo a cosa serve. Allora, lei è presidente della sesta commissione, che è quella territorio e territorio e ambiente. ambiente. Allora, in questi 3 anni da consigliere regionale, come vi siete mossi in questo senso? Ma tanto io sono di questa commissione sono da un mese, perché prima io mi occupavo di ero il segretario della commissione affari generali e istituzionali, poi per intenderci che si occupa del bilancio, che si occupa Che mi sembra comunque una commissione che ha dovuto sì, del piano regionale lavorare, di sviluppo, queste cose qua. certo. Le posso dire, quindi questo, in passato questa commissione anche, ha affrontato riforme importanti, per esempio la riforma dei consorsi di bonifica, una delle soltanto l'ultima legge che è stata fatta da questa commissione. Soprattutto c'è problemi davanti. Se le parlo di alcune cose, le immagina subito. Prima di tutto, tutta la questione dell'assetto urbanistico, o meglio, del piano territoriale, Sì. quindi della sua Piano di indirizzo integrazione, del piano di territoriale. indirizzo territoriale per quanto riguarda l'area della piana, per dirla in parole più Ce la comprensibili, farete? tutta la Perché questione sembra che legata lì sia proprio un all'aeroporto. problema anche di rapporti interni al PD, no? Su Ma questo è una documento. questione sulla quale si discute e bisognerà scegliere. Noi abbiamo convocato nei prossimi giorni, nei primi giorni di maggio, convocheremo le
gli enti locali, le associazioni di categoria, insomma, termineremo una consultazione attorno a questo tema. È impossibile trovare tutti d'accordo, perché insomma... Ma, veramente... ma governare significa saper dir di no, eh? Non sì. Soltanto saper dir di sì, perché saper dir di sì è... Lei è favorevole a questo provvedimento? Ma io sono favorevole, diciamo, alla sua impostazione, poi naturalmente qui si parla di tante cose dove poi ognuno ci mette di tutto, ecco, perché lì in realtà noi, per esempio, una delle questioni di cui si parla, lì dentro non c'è l'orientamento della pista, lì dentro c'è scritto che si farà una pista e che sarà fatta in un certo modo, sì, però sono messe, diciamo, si delle salvaguardie, diciamo, dopodiché dovranno esserci strada. Progetti e tutto il resto. Comunque lì, in questa operazione, sono tante altre questioni importanti, che riguardano l'adeguamento della viabilità, che riguardano un miglioramento ambientale. Tra l'altro sarebbe una partita grande. Cioè lì, nella sua impostazione, la variante al PIT è tale da migliorare la situazione ambientale. Per cui, naturalmente, tutte le cose devono essere fatte, perché se si fa la politica dei due tempi, per cui tanto si fanno quelle che magari sono più impattanti, le altre che sono, diciamo così, di alleggerimento della pressione ambientale si faranno forse poi, allora no. Ma se si fa tutto insieme, e come è previsto di fare, quella situazione sarà destinata a migliorare. E questa è una delle questioni. Grosse, perché si dovrà prima adottare, poi ci saranno le osservazioni, poi si dovrà tornare in consiglio. Poi c'è l'annunciata riforma della legge urbanistica. Che è una partita grandissima. La famosa legge 1, per chi la conosce, la legge 1 del 2005, che è la legge appunto fondamentale per l'assetto del territorio, con annesse competenze di comuni, regione. E anche per il suo regione. Sviluppo, no? Sì, certo. Sviluppo possibile. Ha toccato proprio un tasto di quelli su cui si comincia, cioè il nesso tra sviluppo e assetto del territorio. Conservazione, sviluppo, quale, in Toscana, qualità, che sembra ancora più delicato. Si comincia, no? Già da questi aspetti, insomma. Sì, sì, sì. Poi c'è il piano paesistico, che è un aspetto di un problema di questo, il piano ambientale energetico. Ecco, e poi magari anche rifiuti, magari. Ecco, sono detta questa che dicevo prima. Insomma, ecco, ma visto che lei è diventato presidente di questa commissione nel 2013, avete davanti 2 anni di mandato, più o meno, anche meno, sì, perché insomma gli ultimi mesi saranno di campagna elettorale. Tutto questo significa che non si è lavorato abbastanza prima? La Giunta no, non ha lavorato abbastanza prima? No, ha lavorato, per esempio, questa del PIT è una cosa che è aperta dall'inizio del 2011. Anche prima, quindi c'è stata prima portata una proposta, poi sulla base di questa proposta è stato fatto delle integrazioni, migliorandola di molto, perché prima magari era più concentrata su che fare soltanto dell'aeroporto, ora è cosa si fa su tutta l'area. Poi diceva, sono state fatte alcune cose importanti, già diceva la questione dei consorsi, che era pure una delle riforme annunciate. È una commissione che, per esempio, ha fatto un centinaio di riunioni, insomma, non è che più o meno come quando quella che aveva fatto, sono andata a verificare anche la commissione precedente, quindi il lavoro c'è. Ecco, magari su alcune questioni, alcune non si vedono, altre magari si potrebbero decidere anche prima, però io credo che il Consiglio regionale della Toscana, se noi andiamo a vedere, ha prodotto non meno di quello che, anzi forse di più, di quella che è una media di decisioni e di assunzione di atti di anche altri. Ah, rispetto ad altri consigli regionali, questo sicuramente. Che non vuol dire che siamo in meno peggio. Naturalmente c'è un problema anche qui di organizzazione delle funzioni, per cui, vede, noi abbiamo una sanità, per esempio, che è due terzi, diciamo, più o meno 7 miliardi di euro su 9, è la parte importante. Quando noi interveniamo, no, avevamo quasi finito di fare il piano sanitario, è arrivata la spending review e ci ha spiegato che noi dovremmo fare meno 700 milioni nei prossimi anni. Chiaro che bisogna ricominciare da capo. Allora prima avevamo perso questo tempo. Sì, questo è un'opera che ha riguardato anche altri settori. E quindi vorrei dire di trasporto pubblico. Certo. Quindi ci sono delle situazioni dove quando è un po' la tela di Penelope, però non è che dipende sempre da noi. Ecco, ma in questo senso, quando c'è stato da rivedere bilanci, piani, il Consiglio ha reagito in tempi, secondo lei, congrui? Il Consiglio, direi proprio di sì. Ecco, il problema è che a volte, quando queste arrivano, non si tiene conto poi che da quando si decide una legge a quando questa poi ha le sue ricadute, ci sono una serie di passaggi. Certamente. Lo sanno bene, per esempio, quelli dice, ora no, sembra quasi che dalla mattina alla sera il governo abbia deciso di pagare
le prese sul tamburo, come si diceva. No, anzi, tra l'altro il regolamento attuativo credo che sia così complicato che magari non vedranno i soldi prima di un paio d'anni. Prima di per semplificare bisogna non complicare. Sì, sì, invece sembra che... Senta, abbiamo solo un minuto a disposizione, allora le chiedo, come consigliere regionale, lei da qui alla fine del mandato si è posto un obiettivo? Ma io avevo, venendo dalla Pistoia, ero partito con un obiettivo che era quello di realizzare una legge per un comparto produttivo che nella mia provincia era particolarmente sentito, ma è sentito anche in Toscana, che è il vivaismo. Noi abbiamo fatto legge, è la legge 41 del 2012, è questa legge, che è una legge, che la prima legge in Italia in questo settore, credo che affermi un principio importante che non è soltanto quello di produrre piante perché è bello, perché magari tirano all'estero, ma perché con le piante si pulisce l'aria. Una verità banale, sì. Però la green economy comincia dall'utilizzare il verde per ripulire l'aria e noi potremmo valorizzare in questa Toscana, che no, questa armonia di arte e natura, è come se valorizziamo l'arte, valorizziamo anche la natura, e noi abbiamo cercato di dare un contributo per valorizzare e far funzionare anche questo settore. Senta, la ringrazio tanto, torneremo anche a parlare con Gianfranco Venturi, magari addentrandoci in altri, più nel dettaglio di altri provvedimenti. Grazie ancora di essere stato con noi, buonasera a tutti voi.